Se i sogni di un'isola tropicale sembrano irrealistici, devi solo realizzarli. Credimi, non è affatto difficile. Dopo alcune ore, Lily e Jane non riescono a condividere il loro materassino gonfiabile. Sembra che si stiano davvero dando da fare! Con inseguimenti ad alta velocità e folli battaglie navali. A bordo! E nessuna delle due si arrende! Non c'è da stupirsi che il materassino non sia sopravvissuto. Ora Lily e Jane sono bloccate sulla spiaggia ed è così affollata e rumorosa. Che bello sarebbe essere su un'isola tropicale! Nessuno intorno, solo sabbia bianca e il rumore delle onde. Per Lily e Jane tutto è possibile. Non riesci a toglierti quell'isola dalla testa? Devi creartene una. Mettiamoci al lavoro! Le ragazze hanno tutto il necessario per costruire la base della loro isoletta. Un po' di polistirolo e assi. Si comincia! Prima stendi le assi più lunghe. 4 o 5 basteranno. Ora metti le altre assi di traverso. Per rinforzare la struttura avrai bisogno di viti e un cacciavite. Evviva! La base è pronta! Lily e Jane hanno lasciato un buco al centro. Ne avranno bisogno più tardi. È l'ora del polistirolo. Terrà a galla l'isoletta. Serviranno dei supporti speciali e delle lunghe viti autofilettanti. Trapanano ogni pezzo di polistirolo nel legno, in ogni angolo. La zattera dovrebbe essere fissata così. Tranne, naturalmente, per il buco. Ottimo, la parte difficile è fatta! Jane e Lily vogliono che l'isola sia il più naturale possibile. Serve qualcosa per coprire il polistirolo. Un sottile foglio di sughero dovrebbe bastare. Sembra proprio sabbia! Fissalo al telaio con la schiuma da costruzione. Una buona isola tropicale ha bisogno di molte piante. È un must! Usa un po' di erba artificiale. Puoi fissarla al polistirolo con i chiodi. Una bella oasi naturale in mezzo all'oceano. A quest'isola servirebbe davvero un bel bungalow. Renderà il tutto più accogliente. Le ragazze iniziano con una cornice, su un lato, così. Taglia con cura i fori nel polistirolo. E fissa le basi di bambù. Legale in alto. Chiudi le pareti con le canne. Perfetto! Un ottimo riparo dal vento ed è anche carino. Ora devono solo metterci dentro una coperta. Un piccolo bungalow sulla spiaggia è pronto. E se la mini isola fosse come un piccolo parco? Jane ci sta davvero pensando. Copre lo spazio con un po' di verde. E un bel recinto unirà il tutto. Infila i pioli nel polistirolo lungo il perimetro. Ecco fatto! Un grande prato per prendere il sole. Ogni isola ha bisogno di sabbia. Prendine un po' dalla spiaggia locale.
dovrebbe bastare. Tutto quello che devi fare è trasportarla. È ora di lanciare l'isolotto. Restano solo gli ultimi ritocchi. Queste bandierine decoreranno un po'. E qualche pianta non farà certo male. Più colore c'è, meglio è. E su questi morbidi cuscini puoi rilassarti e guardare le stelle. Così la sabbia è tornata utile. Riempiamoci l'isolotto. E questo bell'ombrellone ci proteggerà dal sole. Utilissimo, no? Beh, è ora di andare in mare. Ecco perché le amiche hanno lasciato una piscinetta al centro dell'isola. Lì possono pescare. Non servono nemmeno le canne da pesca. Si può usare una rete in acque poco profonde. Devi solo aspettare il momento giusto. Jane, bella pesca! Anche agli adulti piace costruire castelli di sabbia. E naturalmente hanno tanta sabbia. E molto tempo. Sembra che faranno un castello serio. E a mezzogiorno possono rilassarsi sotto l'ombrellone. Lily e Jane pianificano tutto. Hanno anche portato della frutta. Tutto nella loro isola è piacevole. Con queste noci di cocco si possono fare dei cocktail deliziosi. Gustosi e rinfrescanti. E cos'è un'isola tropicale senza ananas? Quest'isola da sogno ha molto spazio. Puoi rilassarti in un bungalow ombreggiato. Oppure camminare sulla sabbia e ammirare il mare. E prendere il sole anche sul prato. La tua amica può farti vento se ti scaldi troppo. E se vuoi rinfrescarti, bagnati in piscina. Basta litigare per un materassino ad aria. E se vuoi di più, puoi andare all'avventura. Davvero, non si può andare su un'isola tropicale senza fare immersioni. Le ragazze otterranno delle belle conchiglie per i loro sforzi. Ma la magia inizia dopo il tramonto. Le amiche hanno deciso di decorare l'isola con tante luci e candele. È così bella! L'isola è così luminosa e colorata. E le stelle sembrano così vicine. Ora possono concedersi un po' di cioccolata calda e fare un party. Fare un sacco di belle foto, naturalmente. Lily e Jane hanno creato un vero paradiso. Ti è piaciuto il video su un'isoletta personale? Cosa costruiresti sulla tua? Scrivilo nei commenti. Metti un like al video e iscriviti al canale se sei nuovo. Clicca sulla campanella per non perderti tutti i grandi video di Trum Trum Wow!